1.61 Pellegrino, contrario alla Commissione del Governo, favorevole al relatore di minoranza, votazione aperta. Nicchi. Dichiaro chiusa la votazione. La Camera respinge. 1.72 Crippa. Prego. Grazie Presidente. Abbiamo sentito prima le parole in aula del Vice Ministro Bellanova sulla questione legata al parere che si è impegnata a chiedere al Ministero della Salute. Io tengo solo a precisare due questioni. Una, che il Vice Ministro ha parlato di assunzione formale in aula e a mio avviso se si vuole fare qualcosa di formale lo bisogna scrivere all'interno di un provvedimento. Per quanto attiene invece le parole dette in aula possono sembrare un impegno, però mi viene anche da togliere un velo di ipocrisia nel voler andare incontro, anche seppur una disponibilità del governo, alla realtà dei fatti. Questo è un governo che ci ha abituato dall'inizio della legislatura a non rispettare le norme, figurarsi gli impegni in un ordine del giorno. È un governo che ha ritardi di mesi e mesi rispetto a promesse fatte in termini di decreti attuativi sull'efficienza energetica, ne cito qualcuno, ne cito altri su provvedimenti che prevederebbero le imprese digitali, il nuovo bando per le imprese della manifattura digitale, impegni presi, impegni scritti, in risposte di atti ufficiali o peggio ancora in provvedimenti legislativi, due anni e mezzo di ritardo rispetto al tempo prestabilito. Allora, se vogliamo sgomberare il campo dall'ipocrisia, dobbiamo cercare di farlo in maniera un po' più precisa, perché noi in qualche modo siamo viziati da questo comportamento di un governo che ogni volta non ha dei tempi di risposta adeguati rispetto a quelle che sono le esigenze del Paese. Vede, noi in questo caso non siamo poco seri nel non voler credere alle vostre promesse. Siamo più seri nel voler portare avanti quelli che sono gli interessi dei cittadini, che in qualche modo non possono fidarsi di impegni non formali da parte della politica. Grazie Presidente. La ringrazio. 1.72, contro la Commissione del Governo, votazione aperta. Sono favorevoli entrambi i relatori di minoranza. Coppola. Micillo. Onorevole Coppola, provi a votare. Non a sbloccarla, a votare. Scuvera. Caso. La votazione è chiusa. La Camera respinge. 1.201 Cristian Iannuzzi, contrario alla Commissione Governo, favorevole al relatore di minoranza, la votazione è aperta.